Salve a tutti, signori e si spera signore, sono Mr. Buzza dei Just for LOL e oggi inizieremo questa rubrica di curiosità e news. Ok, partiamo con Sony che dichiara che in 4 anni ha perso 2 dollari ad azione, quindi un totale di 116 milioni di dollari. Il motivo è quello della PS3, logicamente, che è stata venduta ad un prezzo esorbitante all'uscita. Comunque si preannuncia un rialzo dopo l'annuncio di PS4 il 20 febbraio. La console, secondo le descrizioni, partirebbe dai 400 euro. Sony ha come obiettivo anche di vendere 7 milioni di unità di PS Vita entro marzo. L'unico modo che secondo me hanno per venderle è darle insieme alle colombe di Pasqua. Rimaniamo in terra nipponica con Square Enix che ha annunciato un nuovo gioco per Xbox 360, PS3 e PC che si chiamerà Murdered Soul Suspect. Si pensa essere sviluppato da Eidos Montréal e sarà un gioco di investigazione action forse simile all'Alienware. Il sito teaser è uscito l'8 febbraio di mattina e dovrà inserire un codename per scaricare un'immagine di gioco. LEGO City Undercover ruberai auto e veicoli vari, già osannato dai fan ed esorcizzato dai genitori che giurano di aver visto i figli di 4 anni rompere i finestrini delle loro auto per smontare l'autoradio. Siccome non possono ancora guidarle. Torniamo in Giappone con Capcom. I dirigenti hanno rilasciato un'intervista dichiarando che Resident Evil 6 non ha venduto per niente come si aspettavano e danno la colpa al marketing perché secondo loro non ha avuto abbastanza pubblicità il gioco. E quindi i dirigenti pensano ad un riavvio completo della serie, nel senso che metteranno nuove storie, nuovi personaggi, secondo me fanno bene. Passiamo a Journey, titolo della Death Game Company, sviluppatrice di Flow e Flower, ha vinto parecchi premi DICE. Ormai sembra che il mondo videoludico sia l'unico degno di meritocrazia. Quindi, laureati in filosofia disoccupati, sapete cosa fare. Activision dichiara che il suo nuovo Call of Duty nel 2013 non avrà lo stesso successo, secondo loro, del bestseller Black Ops 2. Però hanno fatto male i conti, dato che ogni anno nuovi bambini compiono 12 anni. Ecco qui alla notizia finale. È stata presentata con un'intervista la nuova console di Android. Si chiamerà Ouya e ne uscirà una ogni anno, un approccio simile agli smartphone. Il sistema sarà Google e il prezzo sarà di 99 dollari. Non si sa ancora niente sull'uscita europea. Useranno un sistema ad account simile a Steam, così ogni anno, quando voi poveri sciocchi comprerete una console nuova, potrete trasportare i vostri giochi da console a console. Si aspetta ancora l'annuncio ufficiale della console McDonald's. E per questo è tutto, da Just for LOL, arrivederci.